Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Con l'avvento della settima generazione sono stati introdotti tantissimi Pokémon che portano con sé alcune combinazioni di tipi inedite e che nessuno aveva ancora visto. Ciononostante, credo che ci siano alcune combinazioni di tipi che ancora non sono state utilizzate e che per l'ottava generazione sarebbe invece bellissimo che venissero riesumate o comunque portate alla luce con dei nuovi Pokémon per vari motivi. Magari sono delle coppie di tipi che starebbero semplicemente bene insieme, o magari potrebbero essere il pretesto per creare un Pokémon forte, o magari per creare qualcosa di totalmente originale. Insomma, le scelte e le possibilità riguardo ad alcune coppie di tipi ancora inedite secondo me ci sono, e quest'oggi volevo portarvi alcune combinazioni per l'appunto che a mio parere potrebbero essere molto significative e molto interessanti da vedere in un prossimo gioco Pokémon. Accompagnerò il video con dei Fakemon in modo tale da darvi anche un impatto visivo sul Pokémon che potrebbe essere creato. Detto ciò, direi che possiamo iniziare. Vi invito a lasciare un bel mi piace se vi piace questa idea, perché potrei portare anche altre combinazioni di tipi inediti o comunque magari altri video di questo genere. Detto ciò, direi di iniziare subito. La prima coppia che a mio avviso potrebbe essere molto interessante da vedere è quella composta dal tipo folletto e dal tipo veleno. Innanzitutto, secondo me, dal punto di vista dell'ispirazione, sarebbero davvero molto interessanti. Infatti stiamo parlando di due tipi che rappresentano quasi un'antitesi. Il folletto rappresenta in un certo senso quasi la purezza, tant'è che il tipo normale, che era prima considerato una sorta di simbolo della purezza, basti pensare a Clefairy e Clefable, è stato soppiantato proprio dal tipo folletto. Il veleno, al contrario, rappresenta un qualcosa di infetto, un qualcosa di marcio, un qualcosa, se vogliamo, anche di negativo. Un Pokémon di questo tipo ancora non esiste e sarebbe molto interessante vedere che cosa Game Freak sarebbe in grado di cavare fuori da questo stesso tipo. Basti pensare ad esempio che Game Freak è riuscita a coniugare il tipo fuoco e il tipo acqua, quindi sappiamo che ne sono comunque in grado e che non lo fanno, e sarebbe molto interessante invece che lo facessero. C'è anche una questione ad esempio legata al competitive. Un Pokémon di tipo folletto e veleno avrebbe solo 3 debolezze, il che lo renderebbe un Pokémon davvero interessante per poter sfruttare varie tecniche o comunque in generale renderlo molto forte. Anche questo contrasto, ad esempio, che c'è tra folletto e veleno potrebbe essere un pretesto, se vogliamo, per creare finalmente un leggendario dalla caratterizzazione interessante, ma soprattutto un leggendario di tipo veleno, perché ragazzi, i leggendari di tipo veleno ancora nel mondo Pokémon non li abbiamo visti, né tra i leggendari principali di copertina, né tantomeno tra quelli secondari. E invece secondo me vedere proprio un Pokémon di tipo veleno garante del ruolo di leggendario sarebbe molto interessante. Secondo me questa abbinazione che potrebbe avere, questo abbinamento, non questa abbinazione, che potrebbe avere con il tipo folletto, potrebbe renderlo, diciamo, adatto a coprire questo ruolo, e secondo me potrebbe veramente venire fuori un Pokémon anche magari più bello di quello che vi sto mostrando, che è l'unico decente che ho trovato con queste combinazioni, che potrebbe davvero far innamorare tantissimi fan. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate di queste idee e che cosa ne pensate di una possibile combinazione in antitesi tra folletto e veleno. Secondo me sarebbe molto interessante, ma ovviamente lascio l'ultima parola al mio pubblico. Come secondo tipo, ragazzi, sono qui per mostrarvi un tipo, una combinazione di tipi che sinceramente io credevo che esistesse. Sto parlando del tipo lotta e del tipo terra. Vi sorprenderà saperlo, ma non esiste nessun Pokémon che porta allo stesso tempo questi due tipi. Sinceramente io non ci avevo mai pensato. Se mi aveste chiesto da un momento all'altro se esistesse un Pokémon di tipo lotta e terra, vi avrei sicuramente risposto di sì, senza però poi essere in grado di trovare nessun esempio adatto. La cosa mi ha sconvolto a tal punto perché secondo me il tipo lotta e il tipo terra sono due tipi che da un punto di vista del concept insieme starebbero alla perfezione. È anche vero che sono due tipi molto vulnerabili e che di conseguenza potremmo tenere un Pokémon con veramente tantissime debolezze, ma insomma non sarebbe la prima volta che qualcosa del genere succederebbe, diciamocelo. Tropius, ad esempio, è un Pokémon che si prende 300.000 debolezze. Un altro Pokémon, come può essere Crabominable, ha più debolezze
che tipi contro, insomma. Non è una cosa così vincolante il fatto che abbia tantissime debolezze. E invece, secondo me, il tipo terra e il tipo lotta potrebbe essere una combinazione di tipi che, dal punto di vista del concept, del design e di tutto quello che volete, potrebbe reggere abbastanza bene. C'era in giro su internet, e non l'ho portato come Fakemon perché l'avevo già visto e l'avevo già inserito in un video, un coniglio o un canguro, ora non ricordo bene che tipo di animale fosse, ma era una sorta di coniglio, mettiamola su questi termini, che combatteva tipo terra e tipo lotta. Insomma, il concept c'è, una sorta, che ne so io, di marmotta che combatte. Insomma, potrebbe essere qualcosa di interessante dal punto di vista del concept. Poi ovvio che le debolezze sarebbero tante, che come Pokémon potrebbe anche fare schifo e ci può stare, ma secondo me come concept e come design potrebbe venire fuori qualcosa di veramente interessante da queste combinazioni che Game Freak non ha mai sfruttato e che invece secondo me potrebbe tranquillamente sfruttare, perché siamo quasi a 1000 Pokémon e non avere un Pokémon di lotta e terra, sinceramente, appena l'ho scoperto, cioè l'altro ieri, mi ha veramente disorientato. E io spero veramente che Game Freak rimedi a questa sorta di falla e che instauri all'interno del mondo Pokémon un certo esserino di tipo, per l'appunto, terra e lotta. Fatemi ovviamente sapere anche voi che cosa ne pensate di queste mie affermazioni, se credete che magari invece sia una cosa stupida, o se magari non serve un Pokémon così, o se magari semplicemente non lo volete. Io sinceramente lo vorrei davvero, perché è una combinazione di tipi, tra l'altro, lotta e terra, che io ho sempre apprezzato abbastanza, e vedere una fusione tra i due mi, diciamo, risolleverebbe l'animo, ecco. Quindi io ci vedo veramente bene un Pokémon di questo tipo. Fatemi sapere come lo vedete voi e direi di passare all'ultima combinazione di tipi, che è una combinazione veramente, ma veramente strana. L'ultima combinazione di tipi che gradirei davvero vedere nei prossimi giochi di ottava generazione è quella composta dei tipi fuoco e erba. Anche in questo caso abbiamo un'antitesi che però secondo me sarebbe veramente molto interessante per produrre un Pokémon totalmente originale, innovativo, che non è, diciamo, scopiazzato da altri Pokémon e in generale bello. Sì, perché il fatto che il fuoco bruci l'erba potrebbe portare a qualcosa di veramente curioso dal punto di vista del design e del concept. Vi faccio un esempio stupido che mi è venuto in mente. Nella Bibbia c'è questo passaggio che molti di voi conosceranno, che riguarda Mosè che vede questo ceppo ardente che però non si consumava, questo legno che bruciava e che però rimaneva comunque integro. Quel legno ovviamente viene spiegato come un qualcosa dato da Dio, però insomma un'idea di questo genere, ecco, un qualcosa che ha del potenziale secondo me questa combinazione e che potrebbe essere sfruttato per creare qualcosa come ad esempio è stato con Volcanion. È stato creato un Pokémon di tipo fuoco-acqua che prendeva un elemento quasi di mezzo che potrebbe essere il Geyser, un'acqua che viene prodotta da movimenti legati a sostanzialmente dei vulcani. Un qualcosa secondo me di molto interessante e un concept che, più o meno simile ovviamente con i dovuti aggiustamenti, potrebbe essere applicato tranquillamente anche al tipo fuoco e al tipo erba, per creare per l'appunto ad esempio un Pokémon di tipo fuoco che arde su questo ceppo che ancora non brucia per chissà quale motivo. Ed è solo un'idea, potrebbero essercene 100.000 altre. Potrebbe essere anche semplicemente un albero che va a fuoco. Immaginate un Pokémon di tipo erba con l'abilità fuoco ardore data dal tipo fuoco. Insomma, un Pokémon di tipo erba che resiste al tipo fuoco è veramente avvantaggiato anche dal punto di vista dello starter, se vogliamo, per fare un esempio. Oppure mi viene in mente una debolezza contro il tipo coleottero, la debolezza dell'acqua verso il fuoco. Insomma, ce ne sono tante di combinazioni anche dal punto di vista del battling che potrebbero essere coperte con un Pokémon del genere. E secondo me sarebbe per l'appunto molto, ma molto interessante andare a vedere che cosa Game Freak caverebbe fuori, sia dal punto di vista del competitive, quindi magari abilità nuove, mosse nuove, particolarità, insomma tutte queste cose qui, statistiche volendo anche, e anche dal punto di vista del concept e del design. È una sfida questa che Game Freak potrebbe prendere, e secondo me potrebbe prendere molto bene, tra l'altro, creando qualcosa di innovativo, geniale, e che ancora a distanza di 20 anni non si è ancora visto. Sinceramente io ci spero. Anche in questo caso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate invece voi. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Spero che queste combinazioni di tipi piacciono anche a voi, in caso contrario o anche favorevole se volete, commentate facendomi sapere la vostra opinione. Vi lascio un sondaggio nel quale votare quale tra i 3 Fakemon che vi ho presentato, senza parlarne perché era solo per darvi un impatto visivo, vi è piaciuto di più, almeno diamo spazio anche a loro. Vi ricordo che in descrizione trovate i link dei disegni originali per darvi
visibilità agli autori di questi fakemon. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale per sostenere questa serie. Se raggiungiamo 300 like posso provare a portare altri video di questo genere in cui parlo di fakemon facendo delle teorie o cose strampalate mie. Vi invito ovviamente anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed, o almeno si spera. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.